Ciao a Ciao! tutti, eccoci qua, Machito, di nuovo insieme. Che facciamo oggi? Non indovinerebbero mai. Ma no, cosa Faccio l'ho dei cracker fatti in casa! con farine integrali. Buonissimi, sani, Segale, pieni di farina semi e e farina. semini, come piacciono a E con me! semi e semi. Perché voi avete visto la foto su Instagram? Sì, facci il video che voi non le abbiamo detto, è semplicissimo, cioè veramente lui ci mette 3 secondi per farlo e sono buonissimi, spesso al posto del pane o come snack, una festa, comunque sono squisiti. Dai, facciamole, è una Sono ricetta super pronti? veloce, eh? Sì. Veramente super Allora, veloce. mettiamo l'acqua prima di L'acqua è tutto. l'essenza della vita, serve a tutto. E poi la farina. Farina, allora, che farina usiamo? Noi usiamo farina integrale di grano, Di grano, farina di di farro farro e integrale farina e di farina di segale. segale, La stessa sempre quantità. integrale, biologica, sono tutte integrali biologica. Voi potete utilizzare anche un'altra farina che voi preferite, no? Anche solo farina di Ah, ecco, grano, quindi ad esempio anche solo anche farina solo di farina di grano, tutta segale, anche farina di solo. farro, insomma. Se non se vengono buone, ovviamente ve lo diciamo. Però anche se anche tutta farina di farro, per esempio, comunque vengono buone, non vi preoccupate, anche semplicissima farina, vi vengono buoni, non vi preoccupate. L'importante è che li fate e ve li mangiate, Sì, che sono buoni. sono speciali. Speciale, vai. Quindi mettiamo tutte le farine. La farina di farro è anche molto buona, eh. Sì. Veramente dà quel gusto molto intenso. Mi sa che è molto proteica, ogni volta Eh dicendo una sì, persona. no, sì, sono buone. Comunque sono tre farine buone perché non sono raffinate, quindi sono molto sane, hanno un indice glicemico molto basso perché sono integrali. Un po' di sale Sale rosa dell'Himalaya. rosa dell'Himalaya. La bustina di lievito, non lo fate capitare vicino al sale, No. È il lievito quello là, specifichiamo, importante, Paquito. Lievito per pane Ah, pizza, non lievito per dolci, sì. giusto? E un paio di Ok. cucchiai di Di olio. olio extravergine di oliva che non può mai Non di più, mancare. due cucchiai, No, basta. giusto due, questi sono buonissimi, sono sani, leggeri, veramente sono squisiti. E adesso mettiamo la nostra impastatrice e impastiamo. Una cosa proprio sfiziosetta. Una tua specialità, l'hai inventata Sfiziosetta. tu questa Sì. ricetta, Diciamo la verità, eh? voi Diciamo. le avete comprati da una parte, una Ah cosa sì, del è genere. vero, noi le abbiamo comprati queste che noi siamo molto Una amanti di questi specie. crack, questi salatini integrali, e lui ha letto gli ingredienti e ha detto, oh, sai che c'è di nuovo, li faccio in casa, spesso così succede, e devo dire che questi che fa lui non tengono niente a che vedere con quelli là perché sono No, molto quelli là più non deve buoni. andare perché vedere Eh quali no, perché due sono più buoni, più genuini, è un sapore più buono. Accendo? Non Vai, accendo? impastiamo! Finito! Vai, finito! Forza! Pronto il nostro impasto? Guarda com'è bello, guarda, si vede già che è bello, è integrale, buonissimo. Qua il nostro bellissimo impasto. Troppo bello, eccolo qua. Adesso si continua a mano, vero Paki? Rimane un poco, giusto un attimo. Ok. Adesso li dobbiamo fare. Commetto i salsicciotti. No, no, Ah, hai meno male, sbagliato, stavolta hai perso. hai perso. Hai Ok. Madonna, a me mi sembra pure una bella pizza, ma come verrebbe una bella pizza con questo impasto secondo te? secondo me Secondo me viene buona, guarda come bella e croccante, brillante. vedi? Ok, bello steso steso. E poi andiamo a fare i nostri cracker, che ovviamente voi potete fare anche delle forme che preferite, insomma, cracker a bastoncini, come preferite voi. Adesso ci mettiamo i semi. Ah, ecco, che semi utilizziamo? Semi di lino. Allora, io sono malata di semi, li amo troppo, facciamoli vedere. Ragazzi, io amo troppo i semi e semini, veramente. Allora, utilizziamo
semi di sesamo buonissimi. Poi utilizziamo i semi di chia, buonissimi, che fanno tanto tanto bene. Poi utilizziamo i semi di lino, belli belli, buonissimi anche questi qua. Poi utilizziamo i semi di canapa, questi sono buonissimi, sono ottimi, ve li straconsiglio per tutto. Sono anche biologici perché sono ricchi ricchi di proteine, quindi soprattutto se siete vegani o vegetariani, i semi di canapa poi sono così buoni, veramente buoni. Poi io questi li trovo al supermercato e li compro, quindi sono per tutto. E i semi di papavero, che anche danno un bel gusto. I semi fanno tanto bene perché contengono omega 3 e omega 6 e sono grassi veramente vegetali e genuini. Comunque, se non avete tutti questi semi e semini, ovviamente Paghito non succede nulla, no? Perché le ragazze se no dicono, ah, non li posso fare, non vi preoccupate ragazze. Ma pure solo semi, ad esempio solo di sesamo, dove vengono sesamo, buoni. Per attaccare meglio i semi, piccolo trucchettino, ossia spennelliamo un po' d'acqua. Ah, un po' d'acqua, semplicemente. Così si attaccano meglio i semi. E va detto un altro segreto. Paghito. Tutto segreto, ne dice. Ma parla di cazzo con questo pennello in mano. Scordate che io sono anche un mezzo pittore. Come? E le ragazze, una volta in un video facessi vedere dei quadri che tu avevi fatto, chissà se si ricordano le ragazze. Bellissimo, qualche altra volta gli fai vedere qualcun altro, sì, quando sì, li fai? Fai ammirare la tua arte. Qualche volta facciamo una carrellata nella stanza da me. Vediamo se loro interessa e facciamo vedere anche il tuo talento di pittore che tu hai tanto. Le gouache faccio io. Fai quadri, è un artista, lui è bravissimo a disegnare, a pitturare e a tenere l'arte proprio nelle mani. Va bene, semi e semini, Paghito, non ti montare però, Ti monti la testa se ti fanno i complimenti. Ancora non mi hanno fatte, lo stiamo dicendo. Te le faccio io, vabbè. Semi di chia, buonissimi. E i miei amati semi di sesamo, troppo troppo buoni. Non dimenticare i semi di canapa, ricchi di proteine, fanno benissimo. Canapa. Abbondiamo, altri due semi di sesamo. Aspetta, già mettere i due semi di papà. Ma il sesamo ne ho messo poco, metti un altro po'. Per farle attaccare fate un poco con le mani così. Non troppo sopra, perché sennò vengono troppo sottili. E i semi di papavero. Adesso con mattarello un po' sopra per farle attaccare. Vabbè, ma anche con le mani penso io. Maronza, me li sto pregustando, troppo buoni. Basta. Adesso li tagliamo. Adesso li tagliamo. Madonna mia, io sono precisi della tua faccia attaccare squadretto. Casquadretto, capito? Ma tu non ti sento buono. C'è uno, non lo so, il tuo talento di matematico viene sempre fuori. Tagli cracker con la squadretta. Con la squadretta a misurare. Non ce la faccio. È una mente troppo matematica. 4 centimetri di larghezza. Ma perché se vengono 4 e 3 millimetri? No, non prendono precisi. No, ne strevecini. Guardate, cioè quelli stanno facendo precisissimi. Oddio, che malattie. Guardate come si applica. Però questi si mettono già nei ruoti pronti per essere cotti, ecco. Perché sono al forno, Ma devono lievitare? Sì. Ah, ecco. Devono lievitare un'oretta. Facciamo lievitare un'oretta e poi li inforniamo direttamente in quel ruolo. Bravo. Perfetto. Con la carta da forno, no, con l'olio sotto. Perfetto. Zia Rita! Zia! Chi è? Zia Rita! Chi è? Sono tua nipote! Ehi, zia, abbiamo fatto le due graffette! Vuoi mettere in coppa e mezzo? Metti in coppa e mezzo, sono troppo buone! Fai un saluto a tutti i miei fan! Saluto a tutti i fan di te! Ciao da Zia Rita, la regina delle graffette. Ma qualche volta lo vuoi fare un video? Come? Su internet. Allora ti facciamo le frittatine. Le frittatine, le volete le frittatine di Zia Rita? Sì. Sì, va bene zia, ti aspetto, ciao. Ciao, ciao. Ecco qua, vedete, uno già è fatto. Abbiamo sistemato tutti qua dentro con la carta forno. E vi occorreranno più ruoti, perché ve ne vengono tanti. Poi li conservate in un bel barattolo di latta e questi durano tanti giorni, sempre fragranti e croccanti. Eccoli qua. Quindi riempite bene, tutti attaccati così, Paghito, non succede nulla. No. Ah,
è pure tutto attaccato, tanto si staccano dopo quando li cucino. Va bene, ok. Non fate cadere i semini, comunque vabbè, qualcuno cadrà. E voi pigiatele ogni tanto un po' su. Ah, pigiate, wow, vai, ti hai mangiato vocabolario. Eccoli qua, li abbiamo messi tutti qua sotto i nostri cracker a crescere, vedete? E dopo li inforniamo un'oretta, è vero? Mamma mia che spettacolo, sono pronti i nostri cracker pacchi, sono buoni? Senza capirlo, ma chi fa niente? Come l'una l'ho scoperta, vai, vai! E che squisitezza, mamma mia! Belli di semi e semini, vieni, vieni! Come sono pacchi? Ottimi! Buonissimi, eh! Posso parlare? Perché sennò ti affoghi! Sono ottimi! Belli, belli, questi semi sopra, mamma. Buonissimi! Ya, vi mandiamo un bacio grande, ricetta semplice, semplice come piace a voi! Ciao! Ciao!